Una festa privata organizzata in una palestra di Giulianova per celebrare la maternità e il sesso del nascituro. Circa una trentina gli invitati, molti dei quali di Tortoreto, che si sono ritrovati a festeggiare tra musica, balli, baci e abbracci, il tutto organizzato in una fase di grandi restrizioni per il Covid. Festa pubblicata come se nulla fosse su Instagram, ma subito denunciata dal consigliere comunale della Lega di Tortoreto, Nico Carusi, che ha criticato in maniera aspra le scelte di organizzare una festa privata, nonostante le ultime restrizioni che hanno collocato Tortoreto in zona rossa. Un video che è diventato virale, che sta facendo discutere e portato alla ribalta nazionale anche durante la puntata di Mattino 5. Qualche giorno fa mi hanno inoltrato un video che riprende un gruppo di persone festeggiare il sesso del loro nascituro. In un contesto attuale di emergenza epidemiologica che ci costringe tutti a vivere nel rispetto di norme rigidissime che addirittura in alcuni casi violano il diritto al lavoro, il diritto alla libertà, il diritto allo studio, organizzare una festa, a mio modo di vedere, è una scelta scellerata fuori ogni logica. I principi su cui fondare la nostra vita non possono essere il denaro, osteggiare ricchezza, l'apparire, la visibilità, i like sulle nostre pagine social, introdurre l'educazione civica nelle scuole, fare in modo che il nucleo familiare torni ad essere la meta polare dei nostri figli è l'obiettivo che si deve prefiggere la politica. Senza senso civico, senza senso di responsabilità, senza rispetto per gli altri, da questa brutta emergenza epidemiologica non ne usciamo. Il messaggio che deve passare è che nessuno è al di sopra delle norme e delle regole.